в посолство, работиха тук и много ми харесва България, България и живот тук. Пожелавам ви един много успешен мандат, който ако пък го реши правителството да ви го продължи, ще бъде още по-добре за нас, защото е хубаво да има послани, който обича България. А, имате ли някаква, някакви данни колко българи посещават Италия годишно? За нашата статистика има повече от 120 000 българи, като пътуват за Италия, не само за туризма. Защото ако ние м, говорим за другите нужди, те пътуват много за работа, разбира се, I um, italiani che sono venuti qui in Bulgaria sono circa 100.000 di nesto. Non solo per il turismo, ma molto per lavoro. La regione si chiama Irpinia e il capologo Avellino è esattamente nelle montagne, a 40 km da Napoli, ma nelle montagne. Questa <susurra> zona si chiama Irpinia. È 40 km от e È uh, una regione che è stata storicamente di collegamento tra Roma e Bari anche nell'antichità. E to è per il periodo storico tra Roma e, e Bari. Ed era abitata nell'antichità da popoli italici che hanno combattuto a lungo contro l'esercito romano. E, oltre all'antichità, si sono trovati lì tanti popoli che hanno resistito per 200 anni e poi, alla fine, l'esercito romano ha vinto perché era più forte. 200 anni si sono rimasti ai Romani, ma alla fine sono stati più forti. Un pope nel monastero di Troiano... Аз няма, да, със сигурност, аз няма да забравя това, което ми каза един поп в Троянския манастир. Когато съм стъквила прима не Първият път, когато бях тук минал, на миналата си длъжност. Нел Троян, че соно дипинти леоне. В двора на Троянския манастир има изрисувани uh, един uh, лъв и един слон. E io so che il le leone è il simbolo della Bulgaria. A, znam, Bulgaria. Ma l'elefante non mi sembra un animale tipico della Bulgaria. Base, slona, <laughs> tipico della Bulgaria. Quindi ho chiesto al Pope come mai erano dipinti uh, questi due animali sul muro. E naturalmente il Pope mi ha spiegato che il monastero di Trojan ha ospitato a parecchi

А, нали, лъва е силата, а пък слонът е а, а, търпението. Per esempio, a Roma tutti vanno nei grandi musei, ma io ho almeno due musei da consigliare piccoli. Primerno, yeah, in Roma tutti visitano i grandi musei, ma io posso da dare un consiglio per due, almeno due più piccoli. Dà per favore. Uno è il Museo a Palazzo Altemps, vicino a Piazza Navona. L'unico si trova a Piazza Navona, in palazzo o in piazza Altemps. È che il palazzo in sé è un museo, è bellissimo. Era stata la casa costruita nel, alla fine del 1400 dal cardinale Altemps. La uh, stessa uh, strada è un museo eh, perché stata costruita nel XV secolo dal cardin cardinale Altemps. E all'interno c'è una preziosa collezione di statue romane. E all'interno c'è una collezione di uh, statue romane. Tra l'altro accanto al museo c'è la chiesa di Sant'Agostino in cui c'è un famoso quadro di Caravaggio. E Caravaggio. Uh, l'altro la 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 museo che non è piccolo e grande, ma Pochi turisti sanno quanto è importante. Il secondo museo è vicino alla stazione ferroviaria, la stazione Termini. Ed è il Palazzo Massimo alle Terme. E dove è il più importante museo dell'antichità romana perché raccolta tutta la storia di Roma dall'antichità. dalla repubblica fino alla caduta dell'impero attraverso mosaici affreschi e um, busti e statue защото с бюстове, статуи и мозаи и фрески uh, е представен uh, една um, най-важната най колекция от античността, що се отнася още от зараждането на Римската република до uh, падането на империята